La chiamavano scala mobile, riallineava il potere d'acquisto ai costi effettivi della vita, creava inflazione, per cui fu abolita, cioè aumentava i prezzi. Incredibile. Ma 30 anni dopo il problema è averli troppo bassi. Sicuri? Entriamo nel 2015, parecchio perplessi. Fra poche ore aumenteranno i pedaggi autostradali, in media di oltre un punto percentuale, che sembra poco, ma pensiamo a quanti viaggiano per lavoro ogni giorno e allora sembra forse tanto. Saliscendi, è sempre un saliscendi, va bene, si spera nella compensazione. Al distributore la benzina, almeno per gli automobilisti, scende. Il crollo del barile, in verità, dovrebbe spingerli molto più in giù, i prezzi. Comunque i carburanti per autotrazione, in verità, aumenteranno. Spenderà per cui meno chi va in vacanza, di più chi lavora in sella a un tir. Qualcuno si è già arrabbiato. Mantenga invece la calma, eccessi di esuberanza alla guida verranno puniti da domani più severamente. Le multe costeranno di più, così come lo faranno per esempio birra e alcolici. Ma tanto si deve guidare sobri, per cui il 2015 porterà anche maggiore morigeratezza. Bene, tutti berranno più acqua, se non fosse che quella potabile costerà di più. Effetti economici da manuale, è un bene sempre più scarso, quindi lo paghi salato e infatti poi viene sete. Meno viaggi, meno birrette, meglio allora starsene a casa, ma accidenti, con il freddo che fa costerà di più anche questo. La legge di stabilità ha previsto un aumento dell'IVA sul pellet dal 10 al 22%. Ecco, ci abbiamo messo anni per spostare i gusti degli italiani in fatto di riscaldamento sull'eco sostenibile e poi lo stanghiamo. Ma no, non è così. Luce e gas peseranno un po' di meno, bollette più leggere, fino al 3%. Beh, almeno questo. Chi ha deciso di starsene a casa anche per ritirarsi, buon per lui. Eh no, la tassazione sui fondi pensione dall'11,5 passa al 20%. Ecco, ci abbiamo messo anni per spostare i gusti previdenziali degli italiani su quelle integrative e poi le stanghiamo. Ma no, non è così. Ma com'è in fondo non lo sappiamo e lo scopriremo solo salendo.